rinascimento, di presa di come dire, neanche convincere, insomma, dimostrare che ero in buona fede e che non volevo, insomma, regare danni. E semplicemente avevo la voglia di raccontare quella storia, quindi ho spiegato un po' che avrei fatto immagini sfocate piuttosto che mosse, e appunto per raccontare l'atmosfera di questo che c'era sui tetti di Teheran. Vi spiego brevemente perché non sapesse la storia, che risale al 79, quindi all'epoca della rivoluzione islamica, quando Khomeini aveva invitato praticamente il popolo iraniano a salire, all'epoca si manifestava contro lo Shah, e Khomeini che di ritorno dall'esilio a Teheran invita il popolo iraniano a salire sui tetti e a gridare la dissidenza, insomma, contro lo Shah, in questo modo, gridando dai tetti delle proprie case all'Allahu Akbar, al più grande. A volte, diciamo, questo grido alternato anche al grido di Marbar dittatore, che significa morte al dittatore, e adesso ripeteva, dopo 30 anni, cioè si ripeteva lo stesso tipo di protesta. Io quando sono venuto non ero a conoscenza di questa protesta prima di arrivare in Iran, e l'ho scoperto una sera dopo le lezioni. Appena mi hanno spiegato il riferimento ai 30 anni prima e mi hanno portato sui tetti, questa emozione è indescrivibile, veramente da pelle d'oca, e ho deciso di raccontare quello che succedeva in Iran attraverso questo tipo di fotografia, insomma, di storia. E dicevo, il WordPress Photo, cioè la giuria del WordPress Photo ha capito perfettamente quali erano le mie intenzioni, cioè porre domande, non avevo la presunzione di dare delle risposte su quello che stava succedendo. Mi interessava appunto far mettere delle domande nella testa di chi vedeva queste fotografie, e così è stato. Insomma, la presidentessa di giuria ha capito benissimo, insieme ad altri, gli altri giurati, e mi piaceva appunto porre queste domande e comunicare l'atmosfera che c'era quelle sere sui tetti.